Una foto, un'immagine, un video, un'istantanea non restituiscono la vita, ma servono a conservare il ricordo della più grande tragedia del Mediterraneo. Questo documento è dedicato a loro, al numero 35, al numero 47, al numero 98, al numero 108, ai tanti volti senza nome che hanno cercato rifugio e conforto in una terra nella quale non sono mai arrivati. Le loro speranze, i loro sogni, le loro aspettative si sono fermate a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa. Mai più morti. Sembrerebbe che l'imbarcazione abbia preso fuoco e di conseguenza le 500 persone stipate hanno avuto una reazione scomposta che ha di fatto provocato il capovolgimento dell'imbarcazione e quindi centinaia e centinaia di persone si sono trovate in acqua. Veramente impressionante, le scarpette nuove, insomma, questi simboli di speranza, che è veramente devastante. Nei disegni dei bambini del centro di accoglienza di Lampedusa c'è il sogno di una nuova vita con il sole, con i cuori, con i fiumi ed i laghi. C'è anche il ricordo di un viaggio di speranza, ma c'è pure l'incubo della tragedia, della morte in acqua, di un viaggio naufragato a mezzo miglio dalla nuova vita. Una vita appesa ad un filo per Kebrat che la mattina del 3 ottobre tutti avevano dato per morta tra i morti. Era distesa sul peschereccio Angela C accanto ai suoi sventurati compagni di viaggio. Quel filo di vita non è sfuggito a Pietro Bartolo, il medico dei 1000 salvataggi a Lampedusa. È stata una sensazione, un'intuizione, un attimo, che Bratte viva! E tra le braccia di Raffaele Colapinto e l'aiuto di Antonino Candela, Nicola Carvana e Rocco Maccarone è approdata ad una nuova vita.
migliore.